Impariamo giocando. Oggi impariamo la destra e la sinistra. Vediamo un po'. Quello dei bambini è un mondo pieno di nuove scoperte e informazioni di varia natura. Bisogna quindi fornire gli strumenti giusti per un buon apprendimento. I bambini iniziano a prendere consapevolezza di se stessi e dello spazio che li circonda. Imparano ad esempio a distinguere la destra dalla sinistra. Inizialmente incontrano qualche difficoltà che genera loro confusione e incertezza. Questo perché i piccoli osservano le proprie mani e le vedono praticamente identiche. L'unica differenza che riescono a distinguere è la specularità. Per spiegare questa differenza possiamo ricorrere a diversi sistemi che risultano divertenti e facilmente comprensibili a tutti. Innanzitutto insegniamo ai bambini le parole destra e sinistra, spiegando loro che sono diverse tra loro. Potremmo fare un esempio prendendo in esame i concetti di mamma e papà, associando la destra alla mamma e a sinistra al papà o viceversa. Aiuteremo così i bambini a capire la destra e la sinistra, che sono due elementi differenti, che essi però interagiscono comunque tra loro e quindi si rilevano entrambi necessari. Un altro metodo per spiegare correttamente la destra e la sinistra ai bambini consiste nel differenziare i due concetti con particolari segni o colori. A tal proposito potremo creare degli adesivi di due colorazioni diverse. Indicheremo ad esempio la destra con il colore giallo e la sinistra con il colore rosso. Oppure con le forme, che sono un buon elemento utile ad aiutare i bambini a differenziare le due posizioni. La destra sarà un cerchio mentre la sinistra un triangolo. Associando una forma a ciascun concetto, i bambini riusciranno a capire più velocemente che si tratta di due cose distinte e non identiche. Gli stimoli di tipo visivo favoriscono la memorizzazione anche di concetti assai complicati. Per aiutare i bambini a fare questa distinzione, proviamo a fare un gioco. Chiediamo loro, ad esempio, in su quale dorso della mano si trova il cerchio o in quale il triangolo. Ci sarà sicuramente qualche esitazione iniziale, ma con un esercizio costante gli aiuterà a memorizzare queste nozioni. Anche il confronto è importante. Ad esempio, la mamma indossa il braccialetto a destra e il bambino lo indossa a sinistra o viceversa, in modo da far associare al bambino le varie differenze. Spiegare la destra e la sinistra ai bambini può risultare ancora più semplice se giochiamo sulla memoria. La mente dei bambini è come una spugna che assorbe tante informazioni in breve tempo. Se prendiamo una filastrocca o una canzoncina sui concetti di destra e di sinistra, potremo ottenere un buon risultato. I bambini ricorderanno le parole di quella particolare strofa e le associeranno così al concetto di destra o di sinistra. Possiamo anche fare un altro gioco. Proviamo a crearne una noi, accompagnandola a una serie di gesti come un balletto, delle mosse, dei salti, delle giravolte. Ciò che aiuta i bambini ad imparare è la pratica. Le attività motorie stimolano ulteriormente la memoria, soprattutto se ripetute. Una bella filastrocca, manina destra, manina sinistra, vola di qua, vola di là. Tocca l'orecchio, tira i capelli, manina monella, fermati qua. Piede destro, piede sinistro, cammina lesto, metti la scarpa, fai la marcetta e poi torna qua. Un altro metodo è quello di disegnare su un foglio alcuni oggetti, dividendoli da una riga. Esistono quindi anche dei metodi didattici, dove è richiesto di colorare una serie di oggetti. Generalmente si tratta di illustrazioni suddivise appunto da una riga verticale che è posta al centro. In queste schede appunto viene chiesto di colorare di blu gli oggetti che si trovano a sinistra e di giallo gli oggetti che si trovano a destra. Un buon metodo per spiegare la destra e la sinistra ai bambini è quella di utilizzare i propri giocattoli. Per noi mamme potrebbe essere di un'utilità per far mettere in ordine a tutti i giochi a fine giornata. Prendiamo due ceste e facciamo mettere tutti i giocattoli nella cesta di destra e i libri e le cose per colorare nella cesta di sinistra. All'inizio questo gioco potrà risultare difficoltoso per il bambino, ma una volta appresa la differenza tra destra e sinistra, i bambini risponderanno gradualmente con maggior sicurezza e noi avremo sicuramente la casa più in ordine. Non resta che provare uno di questi metodi e vedere qual è che risulta più efficace. Buon divertimento e ciao ciao a tutti!